io sono qui perché siccome ultimamente il livello era troppo alto, esatto, allora sono abbassarlo verticalmente. Esatto. Primo tentativo di boicottaggio, quello è andato a puttane perché tu mi hai dato questa maglietta. Però c'è il colletto sempre, mi sa che si vede. Si vede le bolle sul colletto. Ora me lo tiro su alla cantona, come fanno i cretini. E secondo, speravo non si sentisse una sega. Punto di vista storico, culturale e politico, la questione del revisionismo è una questione che attraversa tutto il dibattito dell'Occidente. Però in Italia, a causa sia il nostro passato sia il nostro presente, ha un ruolo forse ancora più importante. La cosa è intricata e si potrebbe affrontare da 10.000 punti di vista, anche perché il revisionismo storico può anche essere una cosa seria. Per esempio, i primi lavori di De Felice su Mussolini e sul fascismo erano roba seria e promossero un dibattito culturale anche all'interno del PC. Per esempio, ci fu una presa di posizione di Giorgia Mendola, non così di stroncatura. Soprattutto interessava la questione relativa al consenso del regime. Poi a un certo punto è diventato un prodotto mediatico e un prodotto di polemica politica di bassa lega. Le ragioni di questo secondo revisionismo, del revisionismo da tre braccia a una lira, sono diverse. La prima è che io però non la metto proprio al primo posto come ragione del successo, è che in Italia c'è stato il fascismo e quindi continuano a esserci fascisti e quindi continuano a esserci pezzi più di classe politica che di popolazione che attraverso il revisionismo vogliono legittimare quella che è stata l'azione del fascismo in Italia e in Europa. Questa cosa qui, che c'è sempre stata dal 94-95 in poi, ha assunto una dimensione più di massa nella misura in cui si è strutturato per la prima volta nella storia repubblicana un bipolarismo fra destra e sinistra. Però questa destra, a differenza che in Inghilterra o in Francia, era una destra che non aveva fatto i conti col fascismo, anzi una parte di essa viene direttamente dal fascismo. Ma secondo me c'è la cosa più seria di tutti nel revisionismo, è un'altra, è più fine. Il revisionismo e questo sottofondo culturale che c'ha, in realtà, più che essere dichiaratamente filofascista, non è antifascista. Certo. Cioè, il discorso più sottile è che noi non siamo fascisti, noi siamo anzi antitotalitaristi, eccetera, eccetera. Però dal 25 aprile del 45 l'antifascismo non ha più senso, perché non c'è più il fascismo. Quindi smetteteci di romperci le scatole con questa storia del fascismo e parliamo d'altro, perché il fascismo non c'è più. Cosa si vuole negare con questo? A livello storiografico, culturale e politico, soprattutto la presenza del PC come decisiva nella storia d'Italia. Però a livello ancora più ampio si vuole negare, e questo è fondamentale, qui volevo arrivare, il carattere programmatico dell'antifascismo. Cioè, allora l'antifascismo riconoscono solo il pregio di un momento istantaneo di opposizione a un regime. Finito quello, basta. Invece l'antifascismo si è sempre legittimato nel discorso pubblico, ma anche attraverso la Costituzione, ma anche mentre la resistenza era ancora in corso, con un discorso fortemente programmatico. Cioè, noi non vogliamo solo levarci dalle scatole il regime, finire la guerra e magari anche il re. Noi vogliamo anche costruire le fondamenta di un paese su basi diverse rispetto a quelle che attraverso lo Stato liberale ci avevano poi condotto al fascismo. E di questo non si vuole sentir parlare. La cosa curiosa da questo punto di vista è questa: quando prende campo questo discorso? Prende campo in contemporanea con la restaurazione neoliberale. Quindi in realtà il parallelo forte su cui varrebbe la pena insistere è fra neoliberalismo e fine del paradigma antifascista, perché il neoliberalismo si afferma sulla base della negazione dei valori non etici o ideali, ma programmatici dell'antifascismo. Se noi si guarda la traduzione programmatica dell'antifascismo nella Costituzione e si guarda il programma neoliberale, lì c'è un'antitesi fortissima, c'è una rottura fortissima. Quindi il paradigma neoliberale si afferma in contemporanea al paradigma anti-antifascista, a partire, guarda caso, alla seconda metà degli anni Ottanta, intervista
di De Felice al Corriere della Sera e poi la sbracata successiva e lì rompe. Quindi, visto ora in positivo, che senso ha oggi essere antifascista? Gridare alla minaccia fascista tutte le volte è ubriaco la miccia nera va in piazza, questo non serve a nulla se non magari a legittimare uno schieramento politico di centro-sinistra e alle volte un altro da dire, quindi dice questo. No, c'è la questione da riprendere fortemente in chiave antifascista, in chiave democratica, ma anche in chiave di politiche sociali e economiche del contenuto programmatico dell'antifascismo. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.